Buongiorno fanciulli, buongiorno fanciulle. Riprendiamo con i nostri interattivi e ripartiamo dai nostri arcani maggiori enormi delle carte dell'amore. Ne selezioneremo uno e poi aggiungeremo carte di altri mazzetti. Andiamo a chiedere alle nostre carte, lui o lei, che cosa sta per dirvi, cosa state per affrontare come argomento nella coppia. Può trattarsi di amore, può trattarsi di lavoro, una situazione rimasta sospesa, c'è stato un litigio, un fraintendimento, una dichiarazione, non lo sappiamo. Quindi lasciamo che siano le nostre carte a parlare. Faremo una variante approfondita, quindi non c'è nessuno che ci limita nelle tempistiche. Vedremo con le altre carte di comprendere al meglio eventuali aspetti che possano risultare utili per voi per focalizzare la risposta. Calate l'interattivo generale nelle vostre situazioni personali, prendendo solo ciò che vi risuona o ciò che sembra suggerirvi, quantomeno una riflessione su un comportamento che avete avuto o vorreste avere. È un pourparler che ci permette poi in fondo di passare un po' di tempo assieme, è sempre un interattivo generale. Però la sincronicità, ecco, non avverte mai. Quando arriva è come il Natale, arriva e basta. E se siete finite, finiti qui, dove spero ci sia un inizio e non una fine, non è assolutamente un caso. Quindi questa persona cosa sta per dirvi? Iniziamo dalla luna. Abbiamo il nostro gambero che per sua natura tende a fare il passo indietro, nonché a difendersi con le chele che però in questa carta nello specifico non sono poi così minacciose. Ed è un gambero che tende all'alto più che in avanti. Certo, ci sono i sentimenti con questo mare in tempesta e delle difficoltà pratiche per quanto riguarda lo spostamento. Quindi, geograficamente parlando, sappiamo che la montagna può suggerire il fatto che ci siano chilometri tra di voi, o può suggerire anche il fatto che il percorso è lungo, quindi c'è un lasso temporale che non è assolutamente breve. Abbiamo in questo caso una distrazione che rallenta il tutto. Tant'è vero che tutti gli elementi osservano la luna, questa luna apparentemente ingannevole in quanto luce riflessa, sta comunque dando nello specifico una indicazione. Abbiamo detto dunque che il nostro gambero non mostra aggressività, le chele sono quasi inesistenti, però mi sento esposto, però sono anche catturato. È una carta particolare, molto estatica, sono attratto, c'è una sorta di torpore, una quasi ipnosi, però non sembra negativa, una sorta di sindrome di Stendhal. Si è aperto dinanzi a me un orizzonte che mi ha affascinato, però la fascinazione è anche una sorta di sortilegio. Il fatto è che è tutto cristallizzato, fermo nonostante i nostri due cani abbiano in parte superato un po' degli ostacoli che si frappongono tra il presente e quello che sta per accadere. Inoltre, non abbiamo lupi, comunque abbiamo cani, c'è un aspetto legato all'istinto molto sviluppato. Potremmo seguire il nostro fiuto, ma è come se avessimo abdicato questo fiuto e stiamo praticamente vagando in una dimensione onirica. Quindi questa luna ci parla di qualcuno che potrebbe sognarvi, pensarvi, ha il coraggio di avvicinarsi, affrontarvi, ma si sente poi esposto, senza una protezione, un'armatura, senza, anche senza parole. Allora, l'elemento particolare di questa luna rispetto ad altri arcani maggiori, numero 18, è che in questo caso, più che una sorta di luce affascinante, un bagliore, un'apertura in un cielo notturno, qui abbiamo anche una carta piuttosto vicina a un tramonto più che a una vera e propria notte, a un crepuscolo, mettiamola così, quindi potrebbe essere il crepuscolo della sera, il crepuscolo del mattino, è una soglia che va varcata, oltrepassata, eppure siamo così incantati e immobili, tanto che la luna a un certo punto sembra voler emergere da se stessa per dare un'indicazione chiara, c'è cioè proprio il gesto della mano che non è vai a quel paese, ma incamminati, guarda che il futuro ti sta chiamando, la direzione è quella, ok, va bene, sei stato per troppo tempo in questo sogno, adesso affronta la realtà o cerca quantomeno di far dialogare la parte onirica, la parte fantasiosa, la parte poetica, quella delle passioni e anche delle paure con la realtà tangibile. Il sole sta per sorgere, io non posso rimanere qui all'infinito, devo andare, il mio tempo l'ho compiuto, incamminati. Cerchiamo quindi di capire se questa persona farà qualcosa e poi se questa persona vi dirà qualcosa, perché in realtà da questa prima carta, più che lui verso di voi, in realtà è come se lui attendesse parole da voi. Tant'è vero che a un certo punto è quasi il contesto ad imporsi con delle evidenze tali da non poter essere ignorate, quindi altro che sincronicità, questi sono segnali belli, chiari, forti e distinti, proprio perché? Perché sono rimasto così immobile. Ti guardo, ti osservo da lontano e non riesco a compiere un passo.
Quindi c'è un atteggiamento di chiusura nonostante la vita abbia già proposto a questo uomo, a questa donna, varie strategie d'azione che hanno a che fare con i sentimenti. Quindi effettivamente è più di un giorno, più di una settimana, più di un mese, evidentemente, che questa persona sta cercando di capire come muoversi verso di voi. Ciò nonostante le prime due carte danno comunque una persona immobile, ferma, all'atto pratico. E in questo caso è anche con gli occhi chiusi, la testa chinata in avanti. Abbiamo una chiusura sul cuore, abbiamo un'immobilità dell'azione concreta, le nostre gambe che sono lì incrociate, una sorta di sciopero. Non si comprende bene se questa chiusura è verso il sentimento in generale o verso di voi. Anche se poi alla fine è profondamente attratto, conosciamo benissimo, no, la capacità, la forza magnetica della Luna che solleva le acque, fa alzare, innalzare ed abbassare le maree. Nel mentre fuori arrivano un sacco di rumori. Vediamo se questa persona si metterà in piedi. Beh, la prospettiva futura è più che buona, è anche solida, concreta e di realizzazione. Abbiamo chiesto se il personaggio si metterà in piedi e qui abbiamo proprio due persone che sono in piedi e gli elementi presenti nella carta, sia i bastoni che i personaggi che la torre con la punta del suo tetto, tendono in alto, così come il dito del saggio quando indica la luna. Il problema è fermarsi a guardare il dito, in questo caso c'è tutta la mano, non c'è solo il dito, quindi andare oltre il segno per comprenderne senso e significato. Significato è l'oggetto da raggiungere, il senso è il modo in cui noi possiamo muoverci per raggiungere il significato. Quindi c'è qualcosa che lo attende, probabilmente siete voi. Tra lo stare fermi e raggiungere l'obiettivo, quello che ancora non abbiamo compreso è ciò che accadrà nel mezzo. Sarete voi a tendere nuovamente la mano a lui o sarà lui a mettersi in gioco? Allora, lui è indeciso perché non sa bene della vostra vita privata, o quantomeno c'è il dubbio, o è anche un dato di fatto, e quindi voi potreste benissimo nei commenti scrivermi se è così, che voi abbiate altre situazioni sentimentali o una situazione sentimentale nello specifico che vi vincola, vi lega. Quindi vuole avvicinarsi, vuole offrirvi qualcosa, vuole provare a proporvi, ma allo stesso tempo è come se subisse un condizionamento indiretto da questo dubbio. La Luna risveglia anche dubbi, la luna è fonte di ispirazione, connessione profonda, ma allo stesso tempo è una porta che fa, diciamo, venire fuori dal vaso di Pandora calamità, paure, dubbi, anche energie apparentemente negative che poi se utilizzate per trasformare il presente in qualcosa di ulteriore, meglio o peggio non lo sappiamo, non c'è un bene o un male, ma c'è solo un'evoluzione della forma e quindi poi anche della funzione e delle conseguenze che diventano cause per nuovi effetti. In questo caso qui vi dovete muovere, non potete rimanere fermi, non potete rimanere così affascinati da una atemporalità che non serve a nulla. Azzardate, trovate la forza e il coraggio per avvicinare questa donna o questo uomo. Questo è il messaggio che dovrebbe e potrebbe giungere a lui che sta lì fermo, immobile, lui o lei. Allora, poiché qui non si batte chiodo e non si comprende nulla, dobbiamo cambiare domanda. Cerchiamo di capire se voi avete un ruolo in tutta questa storia, se dovete, potete fare qualcosa per avvicinarlo e sbloccarlo. Io direi di sì. Qui abbiamo un affiancamento, un po' come si fa per il lavoro, no? O all'università. Io inizio a bazzicare il tuo mondo, la tua strada, il tuo presente, di modo che tu possa vedermi, inizio a catturare il tuo sguardo in modo da distaccarlo dall'oggetto che ti tiene immobile e anche un po' così distante dalla realtà e piano piano inizio a risvegliare in te la consapevolezza che sono un qualcosa di reale, che ci sono, non sono solo un pensiero, non sono solo un'ipotesi, non sono un sogno e non sono assolutamente un abbaglio. Quindi il fatto stesso di comprendere da parte vostra un'affinità, un'apertura, una condivisione di interessi, di intenti può nell'oggi rappresentare quell'elemento che come chiave in una porta chiusa, ma non impossibile da aprire, ecco, va non a forzare, ma proprio a mettere in movimento la serratura e quindi gli ingranaggi. È come se questa persona nell'oggi non trovasse, non riuscisse a trovare il coraggio di avvicinarvi nella misura in cui vi sente proprio distanti. Ora, cosa potete fare all'atto pratico dunque? Per carattere, tendenzialmente non avete molta pazienza, o quantomeno il fatto stesso di aver atteso nell'ombra un suo gesto, un suo movimento, ha un po' spento il vostro interesse, anche se poi avete lavorato molto anche voi a distanza di visualizzazione, fantasia, legge di attrazione, tanto da raggiungere nell'oggi, da raccogliere, perché potreste benissimo già raccoglierli, dei frutti, quindi delle conseguenze che riguardano anche voi, per quanto, così come lui non ha preso una decisione nei vostri confronti, neppure voi sapete come agire nei suoi confronti. Anzi, avvicinarlo oggi come oggi potrebbe voler dire andare verso di lui in modo polemico.
È talmente evidente che io sono qui, potreste dire voi, ho fatto talmente tante cose che non credo alla possibilità che tu possa non aver compreso, non visto, non inteso. Quindi abbiamo due persone immobili, due persone confuse, due persone indecise, è una situazione che non si sblocca. Allora andiamo ad approfondire ulteriormente, visto che qui non accade assolutamente nulla, e quindi vuol dire che da qui ai prossimi giorni non accadrà assolutamente nulla, pur restando in essere questa connessione profonda fra le vostre menti più che fra i vostri cuori. E nonostante le carte abbiano suggerito un avvicinamento da parte di chi per primo si rende conto che la situazione va sbloccata, vediamo a livello karmico allora che cosa c'è, perché altrimenti è proprio inutile perdere tempo, energie, concentrazione e anche vita nel non fare nulla. Abbiamo una volontà di trattenere, trattenersi, controllare, c'è paura da parte di entrambi circa il fatto di mostrare pensieri e sentimenti, quindi abbiamo due persone che per motivi differenti, situazioni differenti, pregressi diversi, nell'oggi non vogliono esporsi per prima. Il problema grande è che sembra quasi che questa situazione vi voglia nel punto d'incontro proprio all'unisono, puntuali, non una persona in anticipo, non una persona in ritardo, quindi potrebbe accadere qualcosa a livello proprio pratico, che non dipende da voi, che creerà le condizioni per questo incontro. Sì, perché la dinamica karmica è fortissima. D'altronde è la resistenza che si sperimenta quando, no, ci si trova in questo punto qui, schiacciati da queste sensazioni anche indistinte e poco chiare. C'è un punto di apertura, dobbiamo superare però il momento critico, questo qui, lo snodo. D'altronde è un po' come, no, nei buchi neri, nel momento stesso in cui al centro di un buco nero si annulla tempo e spazio, tutto collassa su se stesso, però una volta che il buco nero viene varcato, indietro non si torna e si apre un mondo sconosciuto che può fare anche paura, quindi ci si sente attratti e trascinati contro la propria volontà, almeno in apparenza, in una direzione sconosciuta che può spaventare. È la vertigine del sentimento, è la vertigine anche del desiderio, magari c'è anche una passionalità trattenuta, fatto sta che qui c'è una paura fottuta da parte di entrambi, cioè ciascuno sperimenta le proprie vertigini, le proprie paure. Però ribadiamo che qualcosa di buono c'è, il contesto non è poi così refrattario come lo si vuol vedere. Sì, ok, non è proprio un terreno morbido che all'apparenza sembra, no, facile da plasmare, da lavorare, però in realtà lo si può dissodare quando quella convinzione è forte talmente tanto da sfidare il sepolcro e nascere, manifestarsi, mostrarsi con tutti i propri dubbi, perché qui non c'è alcuna certezza, non c'è alcuna evidenza. Abbiamo la nostra Margherita, il fiore del dubbio per eccellenza, mi ama, non mi ama. Possiamo stare qui a sfogliare la Margherita, a sfogliare i giorni come un romanzo non vissuto ma solo immaginato. Fatto sta che qualcosa sta per imporsi, si impone dall'esterno, è vissuto in maniera, questo qualcosa, in maniera un po' non negativa, però è una nascita alla quale non si sta dando una mano, ma ci si sta opponendo, trattenendosi in questo utero che non possiamo più abitare. Qui bisognerebbe assecondare la spinta che da dentro vuole manifestarsi nell'una e nell'altra, quindi ci sono dei sentimenti che pretendono possibilità di esistenza, non vogliono passare per la ragione che li mortifica. Li lascia lì, no? Sotto la terra, li rende quindi sterili, no? Perché sono semi, sono fecondi, verranno fuori cose interessanti, o quantomeno verrà semplicemente fuori quello che è contenuto nel seme. E già questo è in realtà un grande obiettivo: manifestare la natura di un qualcosa che sta bussando nell'interiorità dell'uno e dell'altra, ma che vede, no, questa famosa porta di prima sbarrata. La chiave l'ha la donna in questo caso, se voi siete fanciulle che state guardando, siete voi, ripeto, o colei che deve andare verso di lui. Quantomeno una indiretta conferma del fatto che non ti sono ostile, ecco. Se poi siete maschietti, la questione va al contrario. Quindi chi sta ascoltando potrebbe nell'oggi semplicemente mostrarsi come il riflesso di uno specchio. Ti restituisco un volto, al mio volto, anche io sto guardando nella tua direzione, non guardare la luna, guarda me. Distogli il tuo sguardo dalla luna, da questo torpore, guarda me, vediamo se c'è possibilità di avvicinarsi. Beh, in questo caso non è semplice, c'è una delusione a monte che non è stata totalmente superata, un nido costruito, realizzato in una stagione inadatta, due uccellini, non c'è prole, non ci sono pulcini. Questo uomo trattiene ancora tra le mani
forse un tradimento, una sofferenza, un lutto, un dolore antico. È un mese freddo, è un inverno, sembra non esistere più alcuna possibilità, ma è solo appunto un inganno degli occhi che vedono neve, vedono ghiaccio, ma sotto quando il sole farà sciogliere questa neve c'è ancora la vita. Quindi c'è terra, ci sono i semi che non sono assolutamente disinnescati, ma sono solo dormienti. Quindi, se questa persona vi piace molto, abbiate pazienza perché non sta per dirvi assolutamente nulla. La domanda che abbiamo posto e che mi avete scritto era questa. Non sta per compiere alcuna azione nello specifico. Certo, voi potreste indicare la direzione, lui in parte alla fine riuscirebbe e potrebbe riuscire a comprendere e a seguirvi, solo che la situazione, per quanto questa carta sia una carta del mondo, sia un mondo, un arcano mondo e quindi una carta molto positiva, dice che la dinamica karmica alle spalle ancora brucia, che questo sentimento è un sentimento indistinto, più pericoloso che non in grado di dare conferme o quantomeno accogliente, qui ci si potrebbe sentire fortemente smarriti. È una situazione sospesa con poco margine d'azione e soprattutto ci sono tantissimi ostacoli che ruotano intorno a queste due figure. L'unica differenza è che, se vogliamo leggere nella dualità dei colori, lei potrebbe essere un po' più risolta dal punto di vista del karma di coppia, lui invece deve ancora bruciare qualcosa. Però lui, in un certo qual modo, se non forzato, potrebbe seguire questa donna. Ecco perché forse conviene a voi compiere un qualche gesto. A questo punto possiamo anche provare semplicemente a chiedere che cosa potreste fare di concreto. Cioè, questo affiancarsi, un contattarlo, uno scrivere, un chiamare, non lo so, vediamo. Magari le carte ci daranno qualche indicazione in più. Poi fatemi sapere, perché quando ci sono queste stesure stranissime, per me non vogliono dire assolutamente nulla, però magari per voi c'è un significato. Allora, le carte invitano voi a seguire qualcun altro. Cosa vuol dire? Se lui deve seguire voi e c'è davvero una connessione tra voi, non potete essere voi a seguire lui. Perché? In ordine, in una sorta di scala, dove ciascuno di noi ha qualcosa da risolvere ed ha risolto qualcosa, siamo tutti bianco e nero contemporaneamente, bianco rispetto a chi è dietro di noi e nero rispetto a chi è davanti a noi. In questo caso lui segue voi, se questa connessione fa di voi due, due mezzi che creano un tutto. Allora voi, nella carta delle stelle, che è proprio la stessa carta di prima, perché noi abbiamo chiesto come realizzare nel concreto questo affiancamento, non vi potete affiancare all'immobilità perché vi fermereste a vostra volta. Dovete seguire l'immagine di voi, lo step successivo. Quindi qui abbiamo una specie di fantasma, di ologramma, una donna, l'immagine della donna che sarete, e quindi voi iniziate ad affiancare la vostra immagine futura e vi, diciamo, non imbarcate, vi avviate per questo sentiero che può anche sembrare sconosciuto, dove in realtà tutto ciò che è radicato del passato non è poi così certo al 100%, queste radici a vista mostrano anche la loro fragilità, allo stesso tempo la forza con cui vogliono rimanere attaccate al terreno, tutti gli attaccamenti che sono in mobilità poi alla fine sono limitazioni. Qui non c'è un gran rigoglio di primavera, però la strada apre a delle possibilità che cerchiamo di indagare, che nell'oggi sembrano essere l'unica soluzione plausibile. Voi vi incamminate, lui si incammina insieme a voi. Eh sì, è il primo ostacolo da affrontare. Allora, il primo ostacolo da affrontare è capire che non dovete seguire lui o attendere lui e senza paura di perderlo, senza guardarvi indietro perché altrimenti potreste perdere lui che vi segue, andare in avanti, accettare l'incognita del futuro. D'altronde, il primo ostacolo che troviamo davanti alla carta del mondo, questo varano, eccolo qui. Quindi, per quanto il futuro, visto solo in prospettiva della vostra realizzazione personale, possa nell'oggi sembrarvi asettico, sterile, in realtà no, è solo una tappa da attraversare, è solo un lasso di tempo da lasciar scorrere ed è solo un pezzettino di strada da lasciarsi alle spalle. Il vostro dubbio è: ma se io vado avanti con la mia vita lo perdo, allora lo voglio attendere? No, perché nell'attendere questa situazione significa perdere l'unica occasione che avete invece per viverla. Allora, se azzarderete l'incognita di questo futuro, nonostante i timori e le paure, che cosa stringerete davvero tra le mani? Dialogo, incontro, colloquio. Allora, questa è una carta molto particolare e ci fermiamo qui perché potrebbe all'inizio far pensare al lavoro. Però se ci riflettiamo, noi che cosa abbiamo? Abbiamo due persone destinate. Cioè, questa donna ha inviato un curriculum presentando quello che lei è ad una persona che cerca proprio quella figura professionale. E lei ha risposto ad un annuncio scritto da uno sconosciuto per una figura professionale che corrisponde proprio a quello che lei è. Quindi ci si incontra in un punto, quello che abbiamo detto all'inizio, non uno che arriva prima, non uno che arriva dopo, arriviamo contemporaneamente, occhi negli occhi, non uno avanti, non uno dietro. E questo incontro è proprio un incontro determinato dal fatto che c'è un fattore terzo
fatto che ci completiamo, l'uno risponde al bisogno dell'altro in positivo e non in negativo, tu stavi cercando proprio me e io stavo cercando proprio te e ci siamo trovati. Per trovarti ho dovuto perderti, per trovarmi hai dovuto perderti e perdermi, però alla fine lì, come causa finale, ci siamo riconosciuti. Fatemi sapere. Un bacio e ciao!